Onorevole Mulè, un voto unanime alla Camera per questa legge di cui lei è stato relatore in aula, una legge che si può definire salvavita per l'uso dei defibrillatori, è così? È una legge salvavita perché si occupa delle oltre 60.000 persone che ogni anno in Italia perdono la vita per arresto cardiaco. La cultura dei defibrillatori, quindi del primo intervento, la cultura del soccorso, con questa legge voluta da Forza Italia, voluta da un parlamentare eletto nel Ponente Ligure, segna una grande conquista di civiltà che tutti i partiti hanno riconosciuto. E il valore risiede proprio nel fatto di avere toccato con mano a Imperia, a Sanremo, la capacità e l'importanza di una cultura del soccorso che già nelle nostre zone è ben applicata. Adesso la legge dovrà passare al Senato, giusto? La legge andrà al Senato nel più breve tempo possibile. Già domani il capogruppo di Forza Italia in Senato, l'onorevole Bernini, chiederà la calendarizzazione subito alle riprese dei lavori. Io confido che già in ottobre, comunque in autunno, la legge diventerà operativa e contemporaneamente inizierà tutti i provvedimenti che sono contenuti a dispiegare la loro forza. Più defibrillatori, più cultura del soccorso, più mezzi al 118 e più consapevolezza che si possono salvare migliaia e migliaia di vite.